scusate, ma voi non dite ora pro nobis? Siete arrivati da Dio. No, dovevi ancora fare un pasto e pasuto. Ti assicuro che dovevi ancora cominciare, che non ci hai nemmeno salutare. No, dovevi ancora. Gigi Lizzo, circondato da donne. E che donne? Donne pizzoche. Circondato da tre artiste salentine che hanno dato lustro al Salento e che questa sera, fra virgolette, l'hanno pulito. E che questa sera in qualche modo mi commuovono, perché mi dimostrano la loro stima e il loro affetto venendo a esporsi per sostenere la mia candidatura. Forse perché, forse perché la missione che abbiamo tutti e due è la stessa. Loro vogliono salvare l'arte del Salento in Italia. Io voglio salvare il Salento a Lecce. E questa campagna elettorale, come affrontarla? Dico, ti metti i gamballi, ti metti il trattore, la zuppa e vai e fai una preghierina, un pensiero. Non glielo possiamo fare in anteprima, dobbiamo ancora fare lo spettacolo, magari dopo. No, noi facciamo un'anteprima. No, non gliela farei. Una domanda, in questi giorni ho sentito molto, visto molto sui giornali il problema di Emma. No? Poveretta, è vero che ha cambiato cognome la piccina? Cioè, cambiato. Era marrone, hanno fatto Niura. Mamma mia, ma questo vuole ecco, ciso. Questo è il grosso problema, questo perché se non lo votate, quello si mette a fare il comico. Vedete che se ne approfitta, eh? Ah, guarda, la c'è Giorgio, dice che è andato sul comune una cristiana, ma aveva sta scia, la verità, che sa la volta, te dico di quanto tempo. Insomma, l'altro giorno l'aveva proprio picchiato. E lui, in un italiano perfetto, perché io metto proprio questa bella dialettica, non sai. Ha detto, signore, è inutile che vieni sempre qua sopra a fare la scocciatoia. Perché voi dico, non è che dovrebbe. No, guarda, io addirittura ho detto che sull'ufficio suo gli metto questo bello cartello, perché ultimamente lo stanno mettendo in croce, poverino. È vero. Allora ho detto, guarda, mo, non so se si legge, comunque li metto sull'ufficio in Ciretria e lupa solo, no, non è possibile, non lega. Ma è meglio un comico che fa politica, visto che i politici fanno piangere, meglio un comico che fa ridere. I politici fanno i comici, giustamente, quindi è vero, meglio così. Prima abbiamo assistito ad uno sfogo di Gigi Rizzo su quello che non va al comune. Gigi Rizzo è stato eletto la prima volta nel 1998 e ha fatto una scelta, stare dalla parte dei cittadini. La coerenza, quella che Paolo Perrone dice che non ho perché non mi sono candidato con loro, è sempre stata invece la mia spina dorsale, e la coerenza dice che quando qualcosa non va bisogna avere il coraggio di non pensare ai propri interessi, ai piccoli interessi, ma di pensare a quelli della gente. E io ai cittadini leccesi lancio un appello: non li rivotate, per il semplice fatto che dopo 3 anni che si sono chiamati ladri l'un l'altro, adesso sono insieme e hanno preso in giro voi, noi e tutte le persone che credono in principi e in valori che oggi non si trovano più. Voi vedete sta faccia? Faciti croce. Io mi voglio avvicinare alla gente quasi facendo sorridere, capito? Perciò ci ha chiamato a noi. Andate a votare col sorriso, no? Sicuramente. Una risata fa sempre bene, dai, a tutti. Lui va bene, vuol dire che se dovessi ritornare in consiglio comunale farò un assessorato alle ciceriettine. Ecco, beh, questa è un'anticipazione importante. Una tipica salentina e magari... Prepariamo noi. Tanto dicono tutti che la politica è un magna magna. Prepariamo noi il piatto allora. Stasera quando invitavo la gente a venire dicevo venite a sentirmi, ci sono le ciceriettria. E qualcuno mi ha detto, e di secondo che c'è? Pezzetti di cavallo. Come Gigi Rizzo sono venuti perché volevano sentire come stanno le cose. Perché dico, ultimamente qui non ci vede. No, e ci vede veramente. No, comunque è pure vero che non ci chiamano quando... Ci chiamano i politici, la verità non è la prima volta, dobbiamo dire, però noi rassicuriamo Gigi Rizzo perché quando ci chiamano poi vincono.
siccome lui poverino ha deciso di fare sta propaganda politica di Ullu Camper, che ma è 18 anni in radio, dico non cammina, non aveva 18 anni, diverso da quando aveva 18 anni, questo camper non va, è inutile, non ce la fa, quindi arriva alle chiazze e si ferma, perché non parte, dico dopo, no? E allora noi non possiamo che dire sia votato e confermato ogni momento chi col camper cammina lento lento. Sia votato e confermato, questo se lo sogneranno le persone. Sia votato e confermato ogni momento chi col camper cammina lento lento. Noi rassicuriamo Gigi Rizzo, perché quando ci chiamano poi vincono, la vincono, quindi allora va. Sia votato e confermato ogni momento chi col camper cammina lento lento, e questa è dedicata soltanto a Web Salento. Ciao a tutti cari.